Una Fiumana colorata di persone, poca neve ma tanto sole al passo della Mendola, al confine fra il Trentino e l'Alto Adige per la 42esima edizione della Ciaspolada, gara internazionale con racchette da neve che tradizionalmente nel Ponte della Befana apre la stagione agonistica sulla neve in Trentino. Allora, noi vi facciamo rivivere questo evento che coinvolge un piccolo grande esercito di appassionati di racchette da neve. Vi racconteremo nel dettaglio, minuto per minuto, la gara in compagnia di un atleta che le ciaspole le ha anche usate, anche se si trovava decisamente più a suo agio sugli sci stretti. Allora, Cristian Zozzi, com'è con le ciaspole? Ma è molto faticoso. Mi ricordo degli eventi con gli amici e mi ero ripromesso di non usarle più perché è molto faticoso. Preferisco scivolare. Preferisco scivolare anche perché in discesa almeno si recupera qualcosa. Tu sei stato alle Olimpiadi, tra l'altro hai vinto non poco, 3 medaglie, non ti sei fatto mancare niente, un oro, un argento, un bronzo. Alle Olimpiadi di Vancouver nel 2010 gli organizzatori della ciaspolada hanno portato le ciaspole per fare delle dimostrazioni, vorrebbero inserirlo come sport olimpico. Che cosa ne pensi? Ma non sarebbe male, anche perché sarebbe qualcosa di diverso. Fino adesso negli sport invernali si scivola solamente. Qualcosa che riprenda un po' la corsa, perché no? È un qualcosa di diverso che porterebbe ancora più spettacolo alle Olimpiadi. E allora partiamo con il nostro racconto della ciaspolada numero 42, prima edizione nel 1973, ma poi parleremo più avanti nel corso di questa nostra trasmissione della storia della ciaspolada. Restiamo sull'attualità, erano 4.000 al via, al passo della Mendola, dove è stato realizzato il percorso di quest'anno, causa senza neve, più o meno 4 chilometri, poco meno. Di solito il percorso sulla piana che va da Romeno, passa per Sarnonico fino a fondo, è invece di 8 chilometri, quindi un percorso dimezzato. 4.000, dicevamo, i partecipanti, tra loro c'erano anche 54 profughi che sono stati invitati dall'organizzazione a partecipare a questa ciaspolada. Noi li abbiamo incontrati ed intervistati, vediamo. A fare la ciaspolada anche un gruppo di immigranti, di profughi che sono ospitati all'ostello della gioventù di Castelfondo qui in Trentino. Sono stati invitati gratuitamente dall'organizzazione per partecipare a questa giornata. Da dove vieni? Io vengo dal Mali. E come ti sembra con questi attrezzi ai piedi oggi? Beh, è la prima volta, allora un po' difficile, ma vado a provare. Sei pronto? Sì. È una buona idea, no? Però invitarvi qui a partecipare a questa gara. Sì, va bene, perché tutti i ragazzi sono contenti di essere qua, allora va bene. Tu di dove sei? Senegal. E come ti trovi qui? Sì, tutto bene. Tutto bene. E tu da dove vieni? Io vengo dal Bengalese. Niente ciaspole tu però? No, niente. Perché? Ma non perché. Tu sei invece uno degli operatori che aiutano questi ragazzi. Qual è la situazione di questi ragazzi in questo ostello della gioventù di Castelfondo? I ragazzi a Castelfondo sono in attesa di ricevere la risposta della commissione e la situazione a Castelfondo è più che positiva, sono più nazionalità, però la convivenza è più che pacifica e niente, oggi siamo contentissimi di essere qua per questo invito che è fantastico, i ragazzi sono veramente carichi. Un bel segno, un bel passo verso l'integrazione sicuramente. Una bella giornata per stare insieme, una bella giornata di sport che avvicina tutte le etnie del mondo. Assolutamente. E speriamo che magari di riuscire ad arrivare tra i primi 1.000 sarebbe un ottimo obiettivo. Allora, buona ciasponata. Grazie mille. Un saluto ragazzi. Ciao! Allora diciamo subito che questi ragazzi non sono arrivati nei primi 1.000, non ce l'hanno proprio fatta, è stata dura per loro affrontare questo percorso, un percorso che vedeva subito partenza via in salita, più o meno 2 chilometri, e poi c'erano questi 2 chilometri in discesa, quindi per loro è stata davvero durissima. C'erano invece gli alpini della Tridentina che hanno affrontato la ciaspolada, è una tradizione, gli alpini partecipano sempre a questa gara, anche con loro abbiamo parlato. Buongiorno, allora gli alpini con le ciaspole, questa non è certo una novità. No, già la terza edizione che affrontiamo qui e con piacere anche quest'anno siamo qui a partecipare. Ce l'avete in dotazione comunque le ciaspole? Questa qua è tutto materiale in dotazione. Quindi le userete, non so, anche i casta per esempio? No, per i casta usiamo le pelli e gli sci, è un po' più faticoso i casta. Però le usate insomma tradizionalmente? Durante gli addestramenti o per i mantenimenti in montagna le usiamo spesso. Di che caserma siete? Reparto comando e supporti tattici Tridentina, di Bolzano. Di Bolzano? Sì. Com'è l'esperienza qui alla ciaspolada, visto che l'avete già fatta? Per noi è divertente, è una domenica di relax, se vogliamo così. Quanti siete? Siamo in 20. Buona gara. Grazie.
Domenica di relax dunque per gli alpini che poi hanno affrontato in supplies questa gara, ma noi entriamo nel vivo della manifestazione, nel vivo di questa 42esima edizione della Ciaspolada. Andiamo a vedere prima la partenza degli agonisti e poi di quella partenza che invece del popolo, dei bisonti, di tutti gli amatori che prendono parte alla gara. Il tracciato vede gli atleti risalire la pista a campi di golf al passo della Mendola da quota 1200 metri a quota 1600, percorrere poi un tratto nel bosco per ridiscendere utilizzando la stessa pista. Era dura salire di qua, allora, Cristiano. Un percorso molto corto perché rispetto agli altri anni, però molto duro perché a partenza subito in salita, tipo una gara di alpinismo, quindi scaldarsi bene per i primi è stata una faticaccia subito, gli amatori invece l'hanno presa con più calma. Assolutamente sì, infatti quando lo starter ha sparato a salve per dare via gli agonisti sono partiti subito a tutta, gli amatori sono partiti con tutta tranquillità, chi con il cane, chi con il bambino, chi passeggiando, giustamente affrontando anche con la giusta filosofia questo tipo di gara. Qui vediamo proprio, no, la massa di questi atleti che l'importante per loro è partecipare. Vediamo anche questi pettorali con l'uomo con la matita di Fortunato De Pero, opera conservata presso il MART di Rovereto, Museo di Arte Contemporanea, disegnato da Botta, realizzato da Botta a Rovereto, e ogni anno si dedica un pettorale particolare coinvolgendo De Pero, che è nato per l'appunto a fondo dove è nata anche la Ciaspolada. Quindi certo. C'è anche... Eccoli qua i nostri alpini. Gli alpini molto più furbi perché hanno usato i bastoni o probabilmente si stanno allenando per i casta usando gli sci dopo. Anche loro con il pettorale, ovviamente con il disegno di De Pero, grande artista futurista e anche grande pubblicitario. Qui siamo già sulla gara, pronti via, Rambaldini, il bresciano subito in testa fin dall'inizio, infatti ci siamo un po' guardati e tutti abbiamo detto è partito troppo veloce. Beh, d'altronde a differenza delle scorse edizioni dove c'era un po' di preriscaldamento nella prima parte del percorso, qua si partiva tutta subito in salita e quindi chi ha la gamba, in questo caso chi ha corso di più, anche perché con le ultime condizioni atmosferiche che ci sono state in Italia ma anche all'estero, chi ha potuto correre ha fatto la differenza. E qui allora siamo sempre su Alessandro Rambaldini, team Amorini TSL Italy. Si è allenato in Val di Pei appositamente per questa gara il ragazzo del lago d'Idro in provincia di Brescia, al confine praticamente con il Trentino. Lo scorso anno era arrivato quarto, ci teneva davvero a salire quantomeno sul podio di questa Ciaspolada e anche per questo ci ha detto sono partito subito fortissimo e dietro ci sono tutti gli altri. C'è già un margine di un po' di secondi per quanto riguarda Rambaldini su un drappello di inseguitori guidati da Barizza, De Biasi, poi Cassi, Crosas, Socias, Euro, Montpel, questi sono nomi catalani. I catalani vengono sempre a fare questa gara anche perché sono forti ad affrontare la corsa in montagna, per esempio, certo. E quindi hanno già vinto anche in passato la Sai chi mi ha giovato tanto qua? Sono stati i tifosi sicuramente perché hanno visto gli atleti, gli amatori, tutto il gruppone per parecchi minuti, perché alla fine il percorso era corto, ristretto e si andava in salita, in discesa e quindi tipo il Cermis, hanno la possibilità di toccare con mano gli atleti in questo caso. Eccolo qui ancora Alessandro Rambaldini che sta guidando, il suo ritmo è sempre ottimo, questo è il vantaggio che ha in questo momento, che è salito sul gruppo degli inseguitori, questo invece è tutto il gruppo degli amatori che arranca un po' lì là dietro, c'è anche qualcuno in pantaloncini corti. Piano che vanno, beh, con i pantaloncini corti ci sta perché con le temperature che sta facendo ultimamente ci stanno benissimo, anzi l'avrei fatto anch'io un po' per fare un po' di scena, ma allo stesso tempo perché le temperature lo consentivano. Qui siamo su Cassi con il numero 7, adesso nuovamente sugli alpini, l'abbiamo intravisto un attimo, Cassi che era lì alle spalle di Rambaldini che sta guidando questa Ciaspolada numero 42 che si svolge al passo della Mendola, lo ricordiamo, gli organizzatori con Gianni Holzknecht e la podistica Novella hanno spostato il tracciato non da Romeno a fondo, quindi nella parte un po' più bassa della Valle di Non, ma si sono spostati nell'alta, altissima Valle di Non al confine proprio con l'Alto Adige. Eccolo qui Cassi che tra l'altro è andato a podio 8 volte in
questa Ciaspolada. Lui che è un bellunese, è un vero affezionato di questa gara, tra l'altro ha 45 anni, quindi il ritmo è veramente buono di questo atleta. Si vede che è abituato a stare al freddo, sembra un trentenne, sembra comunque molti bravi. Mi fa pensare vedere una manifestazione come quest'anno, la Ciaspolada come quest'anno, col caldo, temperature primaverili, con poca neve, rispetto a quella dell'anno scorso in cui venivano giù panettoni di neve, era molto più invernale la situazione. Assolutamente, abbiamo anche poi più avanti, vedremo qualche immagine proprio dell'edizione dello scorso anno, quando gli organizzatori hanno avuto il problema opposto, cioè quello di sgombrare la neve, no? Quindi da un anno all'altro cambia la problematica, ma questi poveri organizzatori della Ciaspolada devono sempre lavorare molto per organizzare la manifestazione, organizzare la gara. Bisogna veramente... un po' sulle ginocchia, Rambaldini. Ma qua la salita è molto più impegnativa e anche la stanchezza, la partenza proprio a fuoco in salita si fa sentire. Bisogna fare un plauso agli organizzatori perché ogni anno non riescono a organizzare una Ciaspolada in tutta serenità, c'è sempre qualcosa da fare. E qui tante famiglie anche che prendono parte ovviamente a questa gara, e questo è anche molto molto bello, l'abbiamo visto insomma, no? Qui lo striscione no alla violenza sulle donne, c'era anche questa campagna da portare avanti, la Ciaspolada lo ha fatto volentieri, c'è sempre anche uno spirito di solidarietà in queste gare, in questa manifestazione, c'è anche una campagna appunto contro la violenza sulle donne. Qui siamo ancora su Alessandro Rambaldini, che ora prosegue con un buon ritmo e sta per arrivare in cima alla pista di campi di golf, dunque poi ci sarà un traguardo volante, passato il traguardo volante ci sarà la discesa da affrontare a tutta per arrivare sul traguardo. Questa invece è la mascotte, ovviamente Ciaspolino, la mascotte della gara della Valle di Non, che ha animato i momenti anche di pausa di questa gara trentina, mentre qua siamo di nuovo sulla testa con il numero 4, questo bresciano che ha ancora un buon ritmo, respirazione a posto, quindi fa di tutto ovviamente per portarsi a casa il successo. Dicevamo, lo scorso anno per lui medaglia di legno, vuole salire sul podio a tutti i costi. Fa bene arrivare quarti ogni tanto, perché poi l'anno successivo ci si impegna molto di più e si cerca di ottenere quel quasino in più per arrivare a podio. In questo caso sta facendo la differenza enorme, nettamente superiore rispetto ai suoi avversari. Cristian, stavo pensando, non è facile correre con le ciaspole. No, io ti dico, ho fatto qualche sfida con qualche mio amico nella neve fresca e ho rischiato di cadere e battere sul naso, però per fortuna si cade nella neve fresca. Qua, in questo caso qua, è un po' più gelida. Sarebbe come cadere sull'asfalto, quindi alla fine... Però soprattutto poi le difficoltà in discesa, no? Quando li vedremo affrontare la discesa, effettivamente correre con questi attrezzi non è così semplice come sembra. No, anche perché c'è questo ritorno, questa leggera frustata nel fine spinta di corsa, e quindi gestire le ciaspole non è facile, anche nel correre normalmente, essendo un attrezzo un po' più largo rispetto alla scarpa da ginnastica, ti mette nelle condizioni di correre neanche benissimo, insomma. Qui vediamo anche proprio la difficoltà degli organizzatori per realizzare questo tracciato, si vede proprio il verde dei prati, siamo in cima alla località Campi di Golf, al passo della Mendola, siamo quasi a 1700 metri, quindi neve che insomma troviamo solo dopo quote che variano oltre i 2000-2200 metri, sotto davvero poca quest'anno, insomma su tutto l'arco alpino, non solo in Trentino, non solo in questa regione ovviamente, comunque hanno fatto i miracoli ancora una volta gli organizzatori della Ciaspolada. Tra l'altro stavo pensando che Pastore, che ha vinto questa gara per 5 volte, lui è di Salerno, e mi diceva, mi allenavo sulla sabbia in spiaggia, mi guardavano un po' male, però mi allenavo lì perché era molto simile alla neve, neve fresca sempre parliamo, non... Sì, certo, neve farinosa più che altro, perché vedere sicuramente un atleta correre sulla spiaggia con le ciaspole, magari qualcuno... È un po' fuori luogo, sì. Ma magari qualcuno l'ha preso per matto di sicuro, perché ha detto ha sbagliato posto o ha sbagliato attrezzi. Ed eccolo qui, Alessandro, già in discesa, appena passato il traguardo volante ed ora... nella parte in discesa, dunque la seconda parte di questa edizione numero 42 della Ciaspolada, è affrontata a tutta dall'atleta bresciano che non vuole mollare né un metro né un centimetro agli inseguitori,
Lo vediamo in questo momento alle nostre spalle mentre sta affrontando la discesa a campi di golf, questa pista solitamente usata per lo sci alpino e che in questo caso invece è stata usata per la edizione numero 42 della Ciaspolada. Certo che bisogna legarli proprio bene le ciaspole, perché in discesa non è semplice, è possibile anche romperle, è fattibile rompere come negli sci, come gli sci sono messi sotto pressione gli attrezzi, e quindi bisogna avere anche un adattamento all'attrezzo in questo caso qua. Una cavalcata verso l'arrivo, noi possiamo vedere anche intanto magari gli amatori di questa gara, i tanti che hanno preso parte a questa Ciaspolada numero 42, non con l'intento di andare a vincere, non con l'intento di conquistare un posto sul podio, ma così per dire c'ero anch'io, vedete 4611, in realtà erano 4000 gli iscritti a questa edizione numero 42 che affrontano con tutta calma il pendio che porta in cima a campi di golf. Ma il bello di queste manifestazioni poi, come dicevi te prima, la solidarietà innanzitutto è quella che ci rappresenta anche come trentini quando organizziamo qualcosa di importante a livello sportivo. E per di più in occasioni del genere, come nella Ciaspolada, c'è la possibilità di socializzare con altre realtà, con altre persone, con altre famiglie. I ragazzi si divertono, i cani anche in questo caso si divertono pure, senza ciaspole, ma così la sera sono stanchi e vanno a dormire anche loro e non rompono le scatole, comunque come i bambini, vabbè. E quindi alla fine qualcuno finisce giù, ma ci sta, c'è sempre un po' di neve comunque, dai, fa un po' da ammortizzatore. Assolutamente. Dietro rivediamo i nostri alpini della Tridentina che affrontano sempre con grande tranquillità la prova senza forzare troppo. E stai tranquillo che dove ci sono gli alpini c'è festa e c'è allegria. Forse poi noi potremo staccare e ritornare sulla gara maschile per vedere poi come è andata a finire con il nostro Rambaldini, che era in testa e stava cavalcando verso l'arrivo, era nella parte in discesa della pista del passo della Mendola. Eccolo qui, lo ritroviamo ovviamente nella parte finale, la sua cavalcata dunque verso l'arrivo che deciderà questa edizione 2015 di questa gara internazionale con le racchette da neve, ormai conosciute proprio anche come ciaspole. Che bello anche da parte degli amatori fare il tifo a questa cavalcata solitaria di... Sì, perché mentre lui scendeva tutti gli amatori stavano ancora salendo e quindi c'era questa differenza sostanziale, qui la grinta del bresciano. Ecco, qua si vede proprio benissimo, no? Spettacolare. Quando passano immagini. Gli atleti che vengono in giù e tutti i bisonti che invece stanno ancora salendo lungo la pista di campi di golf a passo della Mendola. Siamo al confine, lo ricordiamo, tra il Trentino e l'Alto Adige, c'è proprio il confine al passo con la provincia di Bolzano e qui siamo proprio alla fine, ormai non ci sono più rivali, non ci sono più difficoltà per il bresciano che sta guidando questa edizione 2015 di questa Ciaspolada. Più indietro poi ci sono i soliti che abbiamo visto prima e che stavano inseguendo, da Cassi a Gert Frick a Sociaz a Barizza e via via tutti gli altri. Qui siamo già sul traguardo dunque con l'arrivo di Rambaldini, nessuno più riuscito a riprenderlo, siamo proprio in attesa che tagli il traguardo per primo in solitario. Dunque, dopo la medaglia di legno, come ricordavi tu Cristian Zozzi, ogni tanto arrivare quarto fa bene, certo. Ti dà una sferzata e quest'anno con Rambaldini la cosa ha funzionato, primo sul traguardo della Ciaspolada. Forse anche perché quest'anno non è stata una gara tattica, è stata proprio una gara dura e basta fin dall'inizio, salita ha fatto la differenza Rambaldini e in discesa è riuscito ad amministrare, e tanti altri invece hanno fatto la differenza dove si ritrovavano con altri. E arriva Cassi, a dispetto dei suoi 45 anni ancora in gran forma, dunque Rambaldini primo, Claudio Cassi secondo e Gerd Frick terzo, il meranese abbonato al terzo posto per lui, terzo posto anche lo scorso anno. Eccolo qua, quarto Andrea De Biasi, trentino di Vigolo Vattaro, e questo i primi quattro, questo è il podio. Allora Alessandro Rambaldini, Amorini TSL Team Italy ha chiuso in 13:32.96, Claudio Cassi Atletica Vittorio Veneto in 13:48.89 e Gerd Frick Amorini TSL Team Italy in 13:58.99. Io direi andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Alessandro Rambaldini, c'è sempre una prima volta, questa è la tua prima vittoria alla Ciaspolada. Sì, questa qua è la prima vittoria
L'anno scorso sono arrivato quarto, contentissimo perché sono partito bene subito davanti e ho tenuto bene la salita e poi in discesa sono arrivato in cima, avevo ancora le gambe buone, in discesa sono riuscito a buttarmi e arrivare al traguardo e oggi sono molto contentissimo perché aver vinto questa gara con la gente che ha vinto anche nelle altre edizioni che sono sempre state gente anche a livello nazionale, anche stranieri e per me vincere questa gara qua oggi è la mia soddisfazione più grande che ho avuto da quando ho cominciato a correre e a gareggiare. Soddisfazione più grande, ma salita durissima, ti sei piegato anche sulle ginocchia per prendere fiato in cima a questa salita qui a Campi di Golf e Passo della Mendola. Sì, la salita è davvero durissima, però per me il percorso più duro è, meglio è, dove c'è salita più dura io col mio passettino riesco a ingranare bene il mio passo, riesco a tenere col ritmo e vado bene, perché faccio anche gare lunghe in montagna, dove come le schiere riesco a gare più difficili. Riesco a difendermi bene sul veloce, sui percorsi veloci, non ho velocità e perdo moltissimo. Bisogna anche capire come si deve correre con le charge, perché non è semplice e dai, ci sono riuscito e sono molto contento. Complimenti. Grazie mille. Claudio Cassi secondo, ora bisogna riscaldarsi sull'arrivo. Mi sono raffreddato veramente tanto. Niente, sono felicissimo, sono venuto qua con tutte le titubanze che mi accompagnano ormai da settimane, perché il tendine si è riacutizzato, mi dà fastidio, però insomma la gara sono riuscito a interpretarla, sono rimasto lì secondo, poi sono passato terzo quasi allo scollinamento e poi ho dato fondo alle mie doti di discesista, ho passato freak, bene così. Tracciato un po' anomalo in questo 2015, senza neve. Anomalo, ma ti dico, è una delle gare più dure, una delle ciaspolate più dure che ho fatto, perché alla fine era una ripetuta impegnativissima. Gert Frick, allora sei abbonato ai terzi posti. Ma devo dire che quest'anno sono diciamo, molto soddisfatto della terza posizione, perché l'ultimo mese e mezzo avevo tanti problemi a un piede, così ho fatto poca corsa e diciamo tanta bici, magari fosse stata una gara diversa non l'avrei fatta. Questa qua è una gara che per me è molto importante. Poi anche diciamo, quest'anno, siccome abbiamo poca neve, comunque su una pista da sci la neve è sempre buona, è compatta, è bellissimo. Poi una giornata come quella odierna, devo dire che siccome il percorso è corto così, è molto dura, si parte subito forte, si è stanchi già dopo 30 secondi e si soffre per tutti quei 13 minuti. Più volte oggi, soprattutto all'inizio che faticavo, volevo fermarmi, ma poi quando si vede che è possibile ancora tornare sotto ai primi, c'è un po' di grinta e si combatte. Grazie. Terzo posto per Gert Frick, diceva si soffre per tutti i 13 minuti. E io che vengo dallo sprint so cosa vuol dire, una sparata del genere si soffre moltissimo. Intanto alle nostre spalle c'è già l'arrivo della gara al femminile, allora mettiamolo a tutto schermo così vediamo chi ha vinto tra le donne questa edizione numero 42. Vittoria femminile per una catalana, Laia Andreu Trias, che taglia per prima il traguardo a Passo della Mendola. Alle sue spalle Isabella Morlini, che dunque fallisce il tris, ha vinto le ultime due edizioni, ma non questa, si è dovuta inchinare alla catalana, alla Isabella Morlini, che è una reggiana e quindi per lei niente da fare. Qui rivediamo il rallenti dell'arrivo della catalana, che ha chiuso col tempo di 16:41:82, 16:49:55 invece il tempo di Isabella Morlini, che dicevamo ha vinto l'edizione 2014-2013 fallendo quest'anno il tris, ma un secondo posto non è certo da buttare via. Terzo posto invece per Anna Laura Mugno, che ha chiuso con il tempo di 17:22:31. Anche in questo caso andiamo a sentire le voci delle protagoniste. Sì, è stata molto veloce, una gara assolutamente che non lasciava respiro, soprattutto sulla parte iniziale, quella in salita. Era dura, sì, non neanche troppo dura per una come me che fa la corsa in montagna. Comunque, insomma, è stato gratificante arrivare qui sul traguardo di Passo della Mendola come prima. Thank you very much. Ok, thank you, bye. Niente tris quest'anno qui alla Ciaspolada, un commento alla fine della gara. No, a dire il vero me l'aspettavo, perché la Laila so che è molto molto forte in discesa, quindi il tracciato era breve, la salita era troppo poca per guadagnare un buon vantaggio e ero già un po' rassegnata. Quindi Ciaspolada ha vinto anche se non c'era la neve. Sì,
ma alla fine comunque la pista era ben innevata, assolutamente. Peccato non essere andati in mezzo al bosco, perché il tracciato in mezzo al bosco è sempre il più bello. Anna Laura Mugno, terza qui alla Passo della Mendola in questa ciaspolada numero 42. Un grande sorriso, una grande soddisfazione per te? Sicuramente arrivare sul podio è una grandissima soddisfazione. Ci tenevo, come ci sto provando da diversi anni, ormai sono 8 anni che faccio la ciaspolada, sempre nelle prime posizioni, però il podio mi mancava. Percorso cortissimo, da correre tutto ad un fiato. Sicuramente non hai tempo né per prendere il fiato né per guardare lo splendido panorama che ho intravisto scendendo giù. Senza respiro, però dai, una bellissima soddisfazione. La soddisfazione di Anna Laura Mugno, non c'è tempo nemmeno per respirare, diceva. Noi abbiamo intervistato anche la patrona della manifestazione. Allora andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Gianni Holzknecht, il patron della ciaspolada, dietro il podio femminile. Ce l'avete fatta anche quest'anno, anche se la neve davvero non vi ha aiutato? No, quest'anno non ci ha aiutato nessuno, la neve veramente è stato un disastro, però il risultato lo vediamo, è stato stupendo, e questo è un podio assolutamente di altissimo livello. Gente che ha già vinto la ciaspolada, come sempre si riconferma, grande bella gara. Manifestazione popolare ancora una volta riuscita. Sì, è riuscita, basta vedere la gente, veramente tutto perfetto. Io ero preoccupatissimo perché questa notte onestamente non ho dormito, ero veramente preoccupato. Tutto ok, e ringrazio tutti i miei volontari e tutti quelli che hanno lavorato. Prima edizione della ciaspolada nel lontanissimo 1973, grazie ad un'intuizione di Alessandro Bertagnoli. Abbiamo alle nostre spalle proprio alcune di queste immagini. Cristian, guarda un po' come erano un tempo le ciaspole. Non pensavo esistessero le ciaspole già da un tempo fa, pensavo gli sci fossero nati prima. Io invece mi sa che sono nati prima. C'erano anche le ciaspole, perché ciaspole. L'uomo ha sempre avuto necessità di spostarsi sulla neve, se non voleva sprofondare le ciaspole servivano. No, stavo scherzando. Ovviamente, certo. Però guarda un po', questa è un'edizione del 1993, quindi neanche proprio di un secolo fa, no? Ancora con le ciaspole che tra l'altro gli organizzatori recuperavano proprio dagli alpini, per esempio, e dai corpi militari, perché non era così facile trovare le ciaspole. Oggi uno entra in un negozio di attrezzatura per montagna e ne trova di tutti i tipi, di tutti i generi. Un tempo era invece difficile trovare le ciaspole, quindi bisognava ricorrere ai gruppi militari per recuperare questi attrezzi da utilizzare. Alla prima ciaspolata nel 1973, numero dei partecipanti? Spara. 200? 18. Ah, addirittura. Massimo numero di partecipanti, 6.900. C'è stata un'edizione con quasi 7.000 partecipanti, quest'anno erano 4.000. Noi abbiamo fatto anche un'intervista ad uno dei senatori, un signore bolognese che partecipa alla ciaspolada da 36 anni, prima la faceva, ora organizza i pullman per portare le persone dall'Emilia Romagna, dalla zona dell'Appennino bolognese, fino in Trentino, fino in Valle di Non, per partecipare a questa strana gara. Lo abbiamo incontrato e intervistato. Sono stato presente per 36 volte. 36 volte mi hanno intervistato ieri, è incredibile. È stato nel 78-79 che fu, vidi alcuni, un centinaio di persone a Tret, non è qui vicino a Tret, ma c'era tanta neve che era una cosa impressionante, che facevano questa, che per me è stata una cosa nuova. Poi c'è stato un gemellaggio e qui a fondo, dove appunto ho portato tutta questa gente, mi hanno dato la cittadinanza onoraria, ne sono grato. Lei diceva tutti i podisti dovrebbero fare le corse sulle ciaspole l'inverno. Podisti una volta nella vita venire a fare la ciaspolada e successivamente poi, se gli piacerà, ritornare. Insomma, una manifestazione che le è restata nel cuore in qualche modo. Senz'altro. Penso che rimanga nel cuore a molte persone. Perché Sandro Bertagnoli, con cui iniziai il rapporto, ha dato... È l'ideatore poi della ciaspola. Esatto, ha dato lui il nome delle ciaspole, ma adesso è usato da molti ciaspole. Praticamente prima si diceva racchette da neve, e vedo che ci sono anche nell'Appennino, sul Cimone e in altri posti che fanno delle piccole garette di ciaspole, che abusivamente parlano appunto di ciaspolade, mini ciaspolade anche in altre zone, insomma.
Alle nostre spalle intanto stanno scorrendo le immagini dell'edizione dello scorso anno, scenario sempre passo della Mendola, ma decisamente con più neve, Cristian. È cambiato completamente il paesaggio, sicuramente molto più invernale questo rispetto a quello di quest'anno. Problema opposto, dicevamo, per gli organizzatori che sono dovuti intervenire per sgombrare la neve dalle piante e anche un po' dalla pista, perché altrimenti era decisamente troppa. Il signore, cittadino onorario di Fondo, dove viene organizzata la Ciaspolada, diceva se ne fanno un po' ovunque in Trentino. Ci sarà anche un festival dal 19 al 25 di gennaio in quel della Val di Peio, Festival delle Ciaspole, quindi davvero ormai è anche un po' una moda, si può dire, Cristiana. Oramai sta diventando un appuntamento fisso degli appassionati del running e bene, perché gli organizzatori devono essere soddisfatti, perché vengono tutti con voglia nonostante le condizioni meteo avverse oppure veramente drastiche come quest'anno, mancanza di neve. Sei divertito a fare la Ciaspolada oggi così in compagnia di Rai Sport? Mi verrebbe quasi voglia di provarci, però in condizioni molto più invernali, quindi preferiresti così, con queste immagini, sì, con questa neve abbondante? Così mi divertirei molto, perché col prato, l'erbetta lì vicino, insomma. No, anche perché con tanta neve onde evitare qualche figuraccia riesco a nascondermi. Questo può sempre servire, ovviamente. Allora, questa è la trasmissione che Rai Trento, in collaborazione con Rai Sport, l'APT dell'Alta Valle di Non e della Valle di Non e la Podistica Novella ha voluto dedicare a questa 42esima edizione. Vi ricordo che ci sarà anche una replica domani, mercoledì 7 gennaio alle 18:21, sempre su Rai Sport 1. Io ringrazio Cristian Zozzi per essere grazie stato con voi. Noi, grazie davvero per aver accettato l'invito Rai, grazie a voi tutti gentili telespettatori, vi aspettiamo ovviamente per la Ciaspolada numero 43 2016, Val di Non, Trentino.